Le esercitazioni sono cominciate. Eccoli in aula, in poligono, 30 carabinieri del nucleo radiomobile del Comando Provinciale di Milano. Anche loro, come i colleghi di altre 12 città, si addestrano per imparare ad usare il Taser X2, l'arma di impulsi elettrici che a partire dal 5 settembre sarà attestata per 3 mesi da carabinieri e polizia. Servirà per evitare di ricorrere alle armi da fuoco in situazioni di emergenza. Le scariche stordiscono ma non uccidono. La sperimentazione, anzi l'attività addestrativa finalizzata alla sperimentazione del Taser X2, la pistola a impulsi elettrici. Questo strumento, ha detto il colonnello Luca De Marchis, consentirà di calibrare ulteriormente l'uso della forza in situazioni di emergenza. La pistola di impulsi elettrici funziona a distanza di 7,5 metri e stordisce il sospettato fuori controllo, bloccandolo in sicurezza. È di colore giallo proprio per essere chiaramente riconoscibile da chiunque. Alla fine dell'anno, concluso l'esperimento che comincerà tra pochi giorni, si deciderà se inserire il taser tra le dotazioni delle pattuglie.